Ciao a tutti e ciao a tutte, ben arrivati ai nuovi iscritti al canale. Voglio prima di tutto scusarmi con voi se non riesco a caricare un video a settimana. È un periodo un po' particolare e magari in futuro avrò modo di parlarvene. Fatto sta che comunque anche il tempo non è che è stato un granché, quindi la luce in queste ultime due settimane qui nel Veneto era pessima, soprattutto per i video. Quindi oggi, il primo giorno di sole, mi ci sono subito buttata a filmare questo tutorial. Oggi voglio parlarvi di un argomento stragettonato tra chi appunto si avvicina alle erbe tintorie, ossia riguarda quanto tempo dopo la tinta chimica possiamo fare l'ENE e quanto tempo dopo l'ENE possiamo fare la tinta chimica. Vi voglio portare in primis la mia esperienza, quindi più di 8 anni fa, quando ho iniziato a fare le erbe tintorie. Praticamente ho applicato il mio mix tintorio sui miei capelli tinti da meno di 7 giorni e soprattutto avevo anche fatto delle mesh orribili. Mi ricordo ancora che non mi ci vedevo proprio, avevo proprio questo colore rammato molto chiaro, che a parte che anche le mesh erano fatte malissime, vabbè, lasciamo stare. E venivo da un periodo praticamente di anni, io ho avuto i miei primi capelli bianchi quando ero giovanissima, quindi mi ricordo che andavo alle elementari e avevo i professori che dicevano: ah, Rosalia ha già i capelli bianchi, per dirvi. Quindi veramente ho iniziato giovanissima a fare le tinte chimiche. E ero arrivata appunto 8 anni fa che ogni 20 giorni dovevo fare la tinta chimica, avevo una ricrescita fulmine, quindi dopo 20 giorni già ho la striscia bianca di capelli bianchi. E il problema è che appunto facendo così spesso le tinte chimiche, anche se utilizzavo tinta senza ammoniaca, quello che pensavo fosse meno nocivo per la mia cute e per i miei capelli era sempre una tragedia, perché veramente soffrivo tantissimo, la cute era sensibilissima, era irritata e non ne potevo più. Ovviamente, come la maggioranza di voi, mi sono approcciata anche io alle erbe tintorie perché ero disperata, non ne potevo più e dovevo assolutamente trovare una soluzione alternativa alle tinte chimiche. Fatto sta che appunto facendo le mie indagini, e 10 anni fa vi dico che non era facile reperire informazioni valide sull'ENE, sulle erbe tintorie, ho deciso finalmente, nella disperazione, di provare appunto la Usonia, il Katam e anche l'Acacia. Ho fatto le mie ricerche sui forum anche stranieri e nonostante il trend generale era che appunto ENE uguale rosso sui capelli bianchi, avevo trovato questa teoria interessante del Katam e dell'Indigo da abbinare alla Usonia per ottenere il castano. Fatto sta che comunque, tornando al soggetto di oggi, dopo meno di 7 giorni, cioè erano 7-8 giorni che avevo fatto la tinta chimica e anche le mesh, che odiavo, ho applicato il mio mix tintorio e il risultato è stato strabiliante, è stato bellissimo. Ho fatto ovviamente il mio primo test di prova su una ciocca di capelli, inizialmente l'ho fatto raccogliendo i capelli dalla spazzola, però poi ho provato anche su una ciocca nascosta. Fatto sta che è andato tutto benissimo. L'accorgimento che però ho fatto è stato quello di essere certa di utilizzare delle erbe tintorie pure. Perché dico di usare delle erbe tintorie pure? Perché spesso e volentieri in erboristeria, dove è il posto più comune dove la gente si reca magari per trovare appunto le erbe tintorie oppure comunque un'alternativa alle tinte chimiche, trovate l'ENE addizionato di picramato. Trovate proprio scritto o rosso forte oppure comunque c'è scritto nell'inci piccolino Lausonia inermis, che è il nome dell'ENE rosso, quindi il nome botanico, e poi trovate accanto sodium picramate. Cos'è il sodium picramate e perché lo aggiungono? Il sodium picramate è un pigmento chimico che si aggiunge per rafforzare i toni rossi della Lausonia e anche per dimezzare i tempi di posa. Quindi praticamente con un 30 minuti, 40 minuti di posa ottenete il risultato che normalmente ottereste con una Lausonia pura dopo, non so, 2 ore, 3 ore. Fatto sta che comunque utilizzando un ENE rinforzato con il picramato scarica anche tantissimo, quindi andrete avanti per settimane
con asciugamani e federe macchiate, mentre nel caso della Laustonia pura devo dire che dopo massimo due shampoo non scarica più così tanto. Poi dipende ovviamente dalla qualità di Laustonia che utilizzate. Personalmente io ho un asciugamano dedicato proprio a quando faccio le erbe tintorie, ma più di tanto non lo vedo macchiato. E mi ricordo che anni fa, non sciacquando bene i capelli, potevo macchiarlo. Ma se io sciacquo bene i capelli, li lavo anche con una passata di shampoo, è difficile che appunto finisco per macchiare l'asciugamano che utilizzo per asciugare i capelli. Tornando al picramato, quindi se fate una scelta di utilizzare un henné che appunto contiene picramato, lo potete fare solo se avete il vostro colore naturale, quindi non un colore ottenuto con una tinta chimica, perché se andate ad utilizzare su dei capelli tinti chimicamente un henné rinforzato con picramato, i riflessi verdognoli sono proprio una certezza, perché è molto probabile che ci sia un'interazione tra la tinta chimica e questo picramato di sodio, che peraltro di solito è contenuto ad un 0.1 nella formula del prodotto tintorio, perché è ritenuto sicuro entro questa percentuale. Però non è detto che in soggetti che sono predisposti a sviluppare allergie non dia prurito o che comunque non sviluppi un'allergia. Personalmente non l'ho mai provato e lo sconsiglio sinceramente, soprattutto le donne in gravidanza che allattano devono assolutamente evitarlo, perché è ritenuto nocivo per il feto. Comunque il mio consiglio è che se amate cambiare il vostro colore spesso, quindi avete la tipologia di fusto robusto che vi permette di fare mille esperimenti, decolorare, tingere di nuovo e così via, vi sconsiglio l'utilizzo delle erbe tintorie, perché non andate che a complicarvi la vita, perché una volta applicato la Laustonia sul nostro capello sapete che non va più via. E quindi è molto più facile che poi dopo, se andrete ad utilizzare decolorazioni oppure tinte chimiche, avrete dei problemi nell'appunto ottenere il colore che diversamente lo ottereste con molta più facilità. Quindi le prende sulla tinta chimica? Dipende. Ecco, so che adesso vi ho messo in crisi, però dipende molto dal colore che si desidera ottenere. Se come nel mio caso andate a colorare i vostri capelli con un mix tintorio che replica per certi versi la tinta chimica, il colore prenderà. Quindi andate a colorare su un castano scuro ottenuto con una tinta chimica, con un mix tintorio che vi porta il colore su un castano scuro, non avrete problemi. Però se per esempio siete un biondo cenere, avete la ricrescita biondo cenere naturale, avete le lunghezze tinte chimicamente, quindi un colore biondo, applicando un henné biondo non solo non uniformate la ricrescita con le lunghezze, perché come sapete le erbe tintorie non contengono agenti depigmentanti, schiarenti, quindi non solo non andate a uniformare il tutto, però rischiate addirittura uno di scurire di una tonalità le vostre lunghezze tinte chimicamente, e due rischiate di ottenere dei riflessi strani sulle lunghezze tinte chimicamente. Quindi mi raccomando, fate le vostre valutazioni quando decidete di utilizzare le erbe tintorie sui capelli tinti chimicamente, anche in base al colore che desiderate ottenere. Se su questo colore, quindi su questa ricrescita biondo cenere, lunghezze bionde, desiderate ottenere un castano medio, potete farlo tranquillamente, non avete problemi ad uniformare e a appunto ottenere un colore più scuro. Il problema è quando desiderate schiarire oppure desiderate rimanere su un colore altrettanto chiaro con le erbe tintorie. Le persone che fanno l'henné da tanto tempo e che per qualsiasi ragione decidono di passare le tinte chimiche, oppure semplicemente le persone che vogliono iniziare a usare l'henné però hanno ovviamente la preoccupazione che per una qualsiasi ragione non si possano trovare bene, ovviamente
la domanda viene spontanea, ma se io faccio l'henné, dopo riesco a tornare alla tinta chimica, prende? Allora, ci sono anche qui delle casistiche. C'è il caso del appunto capello scuro colorato con henné per ottenere un colore scuro, la tinta chimica per ottenere un colore scuro non dovrebbe darvi assolutamente problemi. Invece, se avete un colore scuro ottenuto con l'henné e volete applicare una tinta chimica per ottenere un colore più chiaro, è facile che abbiate dei problemi a ottenere, a far prendere il pigmento sintetico su un fusto che appunto è rivestito dalla lausonia, perché come ben sapete la molecola tintoria della lausonia, il lausone, lega con la cheratina presente nel fusto. Quindi potreste avere delle difficoltà. Se appunto siete delle persone che amano cambiare spesso il colore dei propri capelli, vi sconsiglio le erbe tintorie. Voglio concludere questo video con il consiglio più ovvio che vi do sempre, che si applica sia nel caso in cui volete appunto utilizzare l'henné per la prima volta sui vostri capelli tinti chimicamente, ma si applica anche nel caso in cui desiderate applicare una tinta chimica su dei capelli henati. Dovete assolutamente fare il test di prova, il famigerato test di prova. Io vi ho fatto anche un video al riguardo, se non sapete bene come eseguirlo, insomma il tempo di posa, tutto il resto vi lascio il link nell'info box del video. Mi raccomando, prima di fare qualsiasi cosa sulla vostra chioma, fate questo benedetto test di prova, perché veramente evitate tantissime tragedie e soprattutto messaggi disperati in cui scrivete appunto che dovete praticamente rasarvi al zero perché il colore che è venuto fuori è un disastro. Spero che il video vi sia tornato utile e spero anche di rivedervi presto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, condividetelo su internet, su Facebook, dove ritenete più opportuno. E noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao!